Ma cos'è sto? Chi è che mi sta addossando, porco Dio? Cosa Madonna sta succedendo? Cosa sta succedendo? No, aspetta, spiegatemelo, che cosa sta succedendo? Chi è che mi dossa? No, perché... No, qui c'è qualcosa di strano, cioè... Ma io proprio... Non lo so. C'è qualcosa di strano. No, aspetta un secondo. Senti, chiunque tu sia, chiunque sia stato il simpaticone che osa solo addossarmi la live, permetti di dirti una cosa, io ti denuncio, proprio ti denuncio, figlio di me, figlio della merda. Io proprio ti taglio la testa, io proprio ti rintraccio e ti taglio la testa, pezzo di merda. Ma proprio ti rintraccio, proprio te la faccio pentire, proprio pentì di essere nato, porco... Ti facevo passare la voglia di dossare, piccolo bimbo minchia del cazzo. Bimbo minchia di merda, proprio. Ma veramente. Sta gente non ha proprio un cazzo da fare. Cioè, proprio giustamente, lo stronzetto di turno che non ha nulla da fare, e giustamente, che cosa fa? Mi dossa. Ma allora dillo che sei figlio di merda, figlio della merda, pezzo di merda, schifoso bastardo. Spero che tu abbia una buona assicurazione sulla vita, perché io ti ammazzo, stronzo. Finiamola qui, ti prego. È finita. La terza esecuzione, che non è stata vista, perché giustamente qualche povero simpaticone ha voluto tanto fare il simpatico pezzo di merda. Io ti ammazzo. La terza esecuzione è terminata. L'esecuzione di Celes è finita. Non potrò mai solidarizzare con Celeste per aver ucciso due dei miei amici. Eppure lei era un'amica. E senza neppure esitare lui. Ah, davvero un bel pasticcio. Ancora una volta della gente è dovuta morire perché voi bastardi non riuscite a lasciarvi dietro il mondo esterno. Siete ancora giovani. Dovreste dare un po' più di lavoro, di valore alle vostre vite. Cavolo, quanto ci vorrà ancora affinché voi bastardi possiate finalmente creare la speranza della prossima generazione? Non me ne può fregare di meno della speranza. Ritiro la mia candidatura, quindi lasciatemi pure! Non mi importa cosa tu voglia, voi bastardi siete la personificazione della speranza. E il mio destino prestabilito è quello di trascinare voi bastardi giù nelle profondità della disperazione. È piuttosto triste, ma non possiamo farci niente. Dacci un taglio con le stronzate, che ne dici? Per quanto ancora intenzione di farci vivere tutto questo? Quale diavolo è il tuo obiettivo? Dio, che lagna che sei! Potresti smettere di fare questa domanda? Ad ogni modo, se avessi dato una chiave, vero, Kirikiri? A cosa serve, eh? Che c'è? Prima che io risponda alla tua domanda, rispondi tu alla mia. Che hai fatto? Che hai fatto al mio corpo? Cosa? Rispondimi. Che hai fatto al mio corpo? Ah, mi stai facendo nervosire. Che avrei fatto? Che intendi? Non ne ho l'idea. Improvo per niente. Cosa? Di che stiamo parlando? Il burattino ha fatto qualcosa al corpo di Kirigiri? Cosa vorrebbe dire con ciò? No, ovviamente non è... No, di certo non è quello che state pensando. Non è proprio un Vance. Vabbè. Ognuno può anche pensare.
questo è proprio da doppio senso, questa cosa è proprio da doppio senso, proprio da mens. Vabbè, pare che l'aria si sta facendo pesante, quindi me ne vado a dormire prima che si metta male. Voi bastate continuate pure a godervi la vostra vita nell'accademia. D'accordo? Chiamatemi in qualsiasi istante se volete cominciare a, se volete cominciare a sentirvi soli. Non verrò però. Ci vediamo dopo, ci becchiamo dopo. E Monokuma sparì, lasciandoci soli affranti della disperazione. Tuttavia non eravamo completamente disperati. C'era un barlume di speranza, ovvero... Ehi, Kirigiri, so che Monokuma te l'ha chiesto prima, ma cos'era quella chiave che ti ha dato Ceres? Con molta probabilità è la chiave di uno degli armadietti dello spogliatoio del bagno grande. Allora lei... Presumo sia lì dove l'ha, dove l'ha nascosto. Poi, una persona saggia dove nasconde una foglia? Nella foresta? Dovremmo andare a controllare subito. Già, hai ragione. Lasciamo il tribunale in tutta fretta e ci dirigiamo verso lo spogliatoio del bagno grande. E appena ci avviciniamo allo spogliatoio, Kirigiri si girò indietro per guardarci dicendo a bassa voce: mi occuperò del resto da sola. Voi tornate in mensa, vi dirò cosa ho trovato quando avrò finito. Nanda. Perché da sola? Non è ovvio? Appena finì di parlare, Kirigiri lancia un'occhiata alla telecamera di sicurezza. Poi? Non è quello che intendo. Quello che voglio sapere è perché tu. C'è la possibilità che tu sia la talpa. Allora andrò anche io. Nanda. Tu? Per favore, lasciamelo fare. Se ci mettiamo a litigare qui su questo, attireremo solo l'attenzione indesiderata. Già, no. Fa come ti pare. Grazie, Togami. Devo. Molto bene, vi aspetteremo. Ci vediamo in mensa, amico. Cosa? Neghi va con Kirigiri? Ah, ho capito, ho capito. In bocca al lupo, Neghi. Con una ragazza come lei, devi solo fare la prima mossa e sei a posto. Asaina. Asaina già ha capito tutto. Sembro un cazzo di tossico quando faccio così, ma vabbè. Sembro un maledettissimo tossico. Non prestando attenzione al malinteso di Asaina, tutti gli arti tornarono insieme in mezzo. Dovremmo andare. Già. Già. Per motivi di tempo cominceremo subito. Cominciamo subito. Kirigiri tirò fuori dalla tasca la chiave che aveva ottenuto da Ceres e la inserì in uno degli armadietti. Aprì lentamente l'anta e dentro... Buongiorno! È da un po' che non si vede, non ci si vede pare. È tutto a posto, grazie al cielo. Detto da Kirigiri c'era qualcosa sorprendentemente sincero da quella voce, nel tono della sua voce. Ho fatto esattamente come mi ha detto Ceres. Sono stato in silenzio e non ho fatto nessun rumore. Inoltre... Dovrei riuscire presto ad accedere ai file su questo hard disk, al massimo domani mattina. Continua a lavorarci, aspettate solo un po' di più, ok? Comunque deciso. In questo caso sì, potresti dire che le cose sono state decise, ma... Possiamo restare qui ancora un po'? Vorrei davvero sentire la tua storia mentre abbiamo la possibilità. Per favore, Kirigiri... Che stai facendo da sola? È per questo che sei venuto con me, per fare questa conversazione. Ma non è nulla di nulla che hai bisogno di sapere ora. Che non ho bisogno di sapere. Sono preoccupato per te, Kirigiri. Preoccupato? Quando eri sparito durante l'investigazione, senza dire una parola, sì, ero preoccupato. E poi non ti giustifichi nemmeno. Continui a fare così e... È naturale che la gente sospetti che io sia la talpa del burattinaio. Anche tu lo pensi, vero? No, io no. Io credo in te, Kirigiri. Tu credi in me? Perché dovrei? Perché non dovrei? Cosa c'è di strano nel credere in un'amica? Ecco perché volevo parlarti. Voglio che tu creda in me. Perché siamo amici. Va bene. Proverò a credere anch'io. A credere in te. Allora... Ok, parlerò. Ti dirò perché sono sparita e dove sono andata. Vedi? Quello che Kirigiri mi disse dopo, in tutta onestà, mi sorprese. Nonostante il fatto che avessi appena dichiarato di credere in lei, non era una cosa che potevo accettare. Così attesi per confermarlo personalmente con i miei occhi. E quando il periodo del turno terminò, mi decisi...
Non ci sono telecamere o schermi nei bagni dei uomini al primo piano. Secondo piano. Nello sgabuzzino che c'è lì, dietro la porta, dietro la parete superiore, posteriore, superiore, non ho idea. Però davvero ciò di cui Kirigiri mi ha parlato. Dentro lo sgabuzzino nel bagno degli uomini. A quanto pare sì. Dai, finiamo sto capitolo perché già sono crashato 3 volte. Uno per via di quella puttana mia sorella. Secondo perché qualche bimbo minchia d'ossino si è divertito molto a rompermi le scatole. Sappi che questa me la paghi, pezzo di merda. Ad una prima occhiata sembra un normalissimo sgabuzzino. Ciò di cui mi ha parlato Kirigiri è davvero nascosto in un luogo come questo. Sì. Ha detto che è nella parete posteriore del sgabuzzino, vero? Giusto. Ma io non. Senza un vero motivo mi si ammalano sulla parete posteriore del sgabuzzino. Improvvisamente è come se venissi succhiato dentro. Appena sentii quel forte rumore, andai avanti tastando la parete. Non avendo alcuna idea di cosa stesse accadendo. Paperissima. Cadi nella stanza dietro lo sgabuzzino. Quindi in pratica il muro di fondo dello sgabuzzino è una sorta di porta rotante. Porta rotante. E ora mi trovo dall'altro lato. Esattamente come ha detto Kirigiri. Nel bagno di uomini, al secondo piano, nello sgabuzzino che c'è lì. Dietro la parete superiore, posteriore. C'è una stanza segreta dietro quel muro. E questa è quella stanza nascosta. E cosa c'è esattamente qua dentro? C'è una gran quantità di documenti, neanche vecchi annuari. È tutto coperto dalla polvere. E in mezzo a tutti quei documenti, i miei occhi vennero rapiti subito a un volume alla fine di uno degli scaffali. Registro degli studenti dell'Accademia Kibugamine. Questa è l'unica cosa che non è ricoperta di polvere. Qualcuno l'ha preso di recente. Presi con oculanza quel documento. Tuttavia, prima che potessi vedere cosa conteneva, la mia attenzione venne attratta da un foglio di carta che cadde fuori da esso. Questo cos'è? Non devi lasciare questo posto. È piuttosto insolito. Capirei se non ci fosse scritto non puoi lasciare questo posto, ma non è così. Allora cosa significa? Che mi succede? Sento la testa fra le nuvole. Ho questa strana sensazione. Come un déjà vu. Déjà vu? Vabbè, quelle parole non devi lasciare questo posto. Sento come se le avessi già sentite da qualche parte. Ma non riesco a ricordare. Cosa so? Cosa non so? Io. Re Mysterio? Sei tu? Un rumore risuonò dentro la mia testa. Era il suono del mio cervello che sbatteva così nel cranio. E poco dopo ci fu l'oscurità. Nulla aveva senso. Cominciò nell'incomprensibilità. E così finì. Passò un po' di tempo prima che riaprissi nuovamente gli occhi. Ah, che male! Quello che sapevo era che apparentemente avevo perso conoscenza dopo essere stato colpito. Era tutto ciò che riusciva a dedurre dal dolore pulsante alla testa. Si è fregato tutto! Era una libreria vuota. Una libreria vuota. Sono spariti. È sparito tutto! Gli annuari, i registri dei studenti e anche il foglio di carta sul pavimento. È sparito tutto. Ma che diavolo! Quello fu il pensiero più coerente che riuscii a tirare fuori dalla mia mente confusa. Il dolore dentro la mia testa cominciò ad estendersi al resto del corpo. Ad ogni modo, dovrei tornare in camera mia e riposare un po'. Trascinai il mio corpo pesante e i miei pensieri confusi fuori dalla mia stanza e andai in camera mia. In qualche modo sono riuscito a tornare al primo piano nella zona scolastica. Più cammina, più la squadra vagava nel vuoto e non riuscivo a cogliere i dettagli che mi circondavano. Collassai sul posto appallottolandomi sul pavimento. E poco dopo. Sentivo qualcosa in lontananza. Ma che so? Era debole, ma ero sicurissimo di sentirlo. Il suono. Proviene dalla palestra. Raccolsi tutte le energie che potei e barcollai entrando nell'altro fuori dalla palestra. Il rumore diventava più forte man mano che mi avvicinavo. Succedendo qualcosa. Non era ovvio che stava accadendo qualcosa. Proveniente dalla palestra.
Senza far rumore mi affacciai nella palestra e quando lo feci il suono divenne ancora più intenso. Ma che c'è? Giustamente. La battaglia sovrumana che si stava svolgendo dinanzi ai miei occhi. O meglio, almeno uno dei due rientrava nella definizione di umano. Comunque, ero congelato, incapace di distogliere lo sguardo dal conflitto. Era come se avessi dimenticato come ci si muoveva e come ci si respirava. Concordato? Quindi la talpa era Ogami. Che diavolo sta succedendo? Di cosa stanno parlando? Ostaggi? Allora questo significa che la talpa del burattinaio è... a quanto pare sì. E finalmente abbiamo finito. Cioè, quante volte sono crashato? Quante volte sono crashato proprio? Ah, siamo rimasti in otto. Grazie per il mementos. Salva. Prego, salva. 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 Salva, ti prego. Salva. E meno male che ho salvato. Meno male che ho salvato. Che non accada mai più. Questo è stato uno di quei momenti in cui proprio ho perso proprio una maremma miusca di tempo per colpa di veramente gente che non ha un cazzo da fare, giusto, e per giunta si mette per veramente addossare. Allora, io vorrei capire. Allora, io prima di chiudere vorrei chiarire una cosa. Una cosa molto particolare. Allora, il deficiente che si è divertito molto a addossarmi la live. Deve capire che qua c'è gente che sta cercando di farsi un culo così, proprio un culo così per poter fare il possibile, per potersi impegnare. Se te, pezzo di merda, ti diverti così tanto addosso alla gente, meriti proprio di essere rintracciato e bannato male da questa piattaforma, ma soprattutto male. Ti diverte così tanto rompere i coglioni agli streamer altrui? Certo che sei proprio un fallito, eh. Certo che sei proprio un fallito. Sappi che non finisce qui, eh. Appena scopro chi sei, ti vengo a cercare. Proprio ti faccio passare la voglia di fare lo stronzo. Bene, tolto sta minaccia, termino qui questa live. Spero che questa live vi sia piaciuta. Mi dispiace per i crash. Spero solo che non accada mai più. Ci vediamo domani per Half-Life 2. Sperando solo che non venga addossato di nuovo, perché sennò altrimenti, guarda. Guarda, sporgerei denuncia proprio, sporgerei proprio denuncia. Spero che l'avesse piaciuta. In quel caso, se volete seguirmi, cliccate qui in alto a destra, tenete il campanellino acceso per aggiornarvi sulle prossime live. Seguitemi su Instagram. E se volete comprare dei giochi, vi lascio il link di affiliazione di Instant Gaming. E se volete far visita a me e tutta la community c'è l'IP del nostro TeamSpeak. Rilassati su DBD. Lo so, Spino, però purtroppo. Però diciamo che questa cosa mi ha fatto perdere un sacco di tempo. Ciao, Reset, me ne stavo giusto andando. Vabbè. Comunque, Reset, se riesci. Vabbè. Comunque, Reset, dopo devo un attimo spiegarti che cazzo è successo mentre non stavo guardando. Il fatto che a mia insaputa, mentre stavo facendo la live, qualche stronzo si è divertito addossarmi. Guarda, spero che questa sia l'ultima volta che si fa vedere, perché sennò lo faccio nero proprio. Lo faccio nero quel caprone. Poi gli tiro un pugno che gli spacco la testa. Detto questo. Scusa, Spino, se uno mi dossa mentre sto in streaming, che uno non si deve incazzare, eh?
E che diamine. Detto questo, un bacio e un abbraccio, spero che l'avesse piaciuto. Ringrazio tutti quelli che sono appena arrivati, tutti quelli che ci sono, tutti quelli che ci sono, tutti quelli che se ne vanno di fretta. E noi ci vediamo domani per Half-Life. Ciao a tutti, arrivederci. Yeah.